La protagonista del grande calcio targato EA Sports, squadre già schierate in campo, pronte a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Amici appassionati di grande calcio, ben trovati da Piero Gipardo e Lele Adani. Incontro che promette di regalare spettacolo. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. È sempre un piacere lavorare al tuo fianco, Pier. Devo dire che si respira un'aria elettrizzante sugli spalti, la voglia di vedere come andrà a finire è tanta. Si prospetta una partita a dir poco notevole. Bennacer, palla per Brolin, occhio all'avanzata, palla gol per Ken, Mignon, buona la risposta, occhio al corner, recupera senza difficoltà qui il portiere che poco fa invece si è superato per evitare il gol. Ma io Pier sto ancora ripensando a quella parata, ha tolto letteralmente la palla dalla porta. La formazione degli Spidey Boys è questa. Veniamo per la porta. Difesa composta da Tomori con Van Dijk. Due le punte che dovrebbero garantire una certa pericolosità in attacco. Preferiscono la gestione del pallone in attesa del momento giusto. Riconquista palla in area col movimento d'applausi. Guadagna metri Ken. Icone, c'è Chiesa tutto solo, difensore straordinario qui e c'è il gol di Chiesa. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Si attende molto da lui, match speciale, il numero 200 con questa maglia. 200 partite cominciano a essere tante. Può considerarsi a tutti gli effetti un veterano, ma perché accontentarsi e non puntare ancora più in alto? 300, 400, chi può dirlo? Occhio all'iniziativa degli Spicy Boys. Jonathan Iconi. Prosegue nella sua corsa. Farà girare il pallone molto bene. Si muove nel mezzo Ken, palla per lui. Nulla di fatto. Perdono palla malamente. Mette in movimento Ken. Grande recupero, attenzione. Chiesa. Palla a Tomori. Van Dijk. Bennacer. Chiesa.
impeccabile lettura difensiva. Moise Kean. Lo salta di netto. Attento il portiere che smette il pericolo. Occhio al corner. Iniziativa che si risolve senza sbocchi. Thomas Brolin. Ottima visione di gioco. Thomas Brolin. Hanno annullato il vantaggio degli avversari. Hanno pareggiato dunque 1-1. Chiesa. Moise Kean. Avanza verso la porta. Kean. Possesso palla prolungato in attesa che si aprano gli spazi. Tiro rimpallato. Hernandez. Bennacer. Thomas Brolin. Allontana bene il difensore. Prova a superare la difesa con questo pallone. Salva tutto con questo intervento. Bennacer. Brolin. A spazio, prova alla ribattuta. Può girarla. Occhio al pallone verso Kean. Fermano la manovra avversaria. Ikoné. Foden. Ikoné. Bennacer. Bennacer. Sfugge qui al difensore. Si chiude così la prima frazione. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Quadrado. Chiesa. Bennacer. Proseguono nell'avanzata. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E c'è il gol. Ha scavalcato il portiere col tocco sotto. Punteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1. Bennacer. Scarica su Ikoné. Si passano il pallone, non hanno fretta. Palla deviata e intervento decisivo. A metri per correre sulla corsia.
pallone in mezzo verso Chiesa, palla che si impenna e finisce a... non si è concretizzato il vantaggio e dunque giustamente l'arbitro fischia fallo. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso, ma stanno giocando sotto ritmo ed è per questo che il risultato li vede costretti a rincorrere. Questo perché? Perché la circolazione di palla è troppo lenta e prevedibile. Ci vuole un cambio di marcia, perché è difficile sperare di recuperare lo svantaggio continuando a giocare così. Ha molto spazio per andare, intercetta il cross. Chiesa, tocco per Cuadrado. Cuadrado, il servizio per Bruni, palla di nuovo in loro possesso. Moise Kean a campo davanti a sé lungo l'out. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Palla in mezzo verso Brolin. Tenta l'attacco avversario con questo bel intervento. Ottengono un calcio di punizione per questo intervento. Bennacer. Palla per Núñez. Splendido intervento difensivo. Phil Foden scarica sui Koné. Grande intervento difensivo. Brolin ha spazio per andare. Bennacer. Preferiscono far girare palla senza forzare la giocata. Si fa rubare palla. L'appoggio su Ken. Cross in mezzo. Portiere super. Qui intervento prodigioso, ha passato la saracinesca, da qui non si passa. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. Cross nel mezzo, straordinario qui. Pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner. Lascia il campo con il numero 10 Thomas Bray. Colpo di testa che termina di poco sul fondo, quella deviazione dei legni. Non ha inquadrato la porta per un soffio. 17, ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Possesso consegnato agli avversari. Cuadrado. Azione che si fa interessante. L'appoggio su Ken. Riconquista un pallone importante. Bennacer. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto.
ripartono a calcio del pari, i tifosi aumentano l'intensità della spinta e provano a trasmettere tutta la loro energia ai giocatori in campo. Provano un ultimo disperato tentativo per pareggiare. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Intervento provvidenziale, pericolo sventato. Rafael Leão. Può scatenarsi sulla corsia. Fanno girare benissimo il pallone. Potevano creare qualcosa di interessante. Occhio, pallone importante per chiudere la partita. Attenzione! Palla sul palo. Tackle pulito sul pallone. Bravo qui, la tiene in campo. Bennacer. Palla per Núñez. 60 secondi da recuperare. Conclusione sporcata. Contrasto eccezionale. Fischia tre volte l'arbitro. C'è la fine del match, giornata da dimenticare per la formazione di casa, superata davanti ai propri tifosi. Dura da accettare una sconfitta così.